penso che sia questo. Penso che sia questo coso qua. Però se lo sai usare. Oh, che bravo, l'hai messo in modo. Su, sì, l'ho messo su un solo canale. Del butume. Devi puntarlo lassù. Ma sì, sì, ti ha risposto, vedo che ti ha risposto. Sì, sì, non ce l'ho ancora a casa. Dai, siamo in tre o ci portiamo? No, siamo soltanto noi. Perché Marco è in vacanza in Sicilia. Alessandro credo anche lui. E di Gilberto non lo so. Gilberto mi sembra che ha detto che andava via. No? L'aveva detto la volta scorsa? Mi sembra di Ah sì, sì, è vero, che faceva una settimana di vacanza anche lui. E quindi no, siamo solo noi. That's it. Beh, sarete contenti. Tutto per voi. Io so dove eravamo arrivati la volta scorsa. Bene. Non riesco, ti sei più interessato. Allora, cosa ci ha portato di interessante la scienza questa settimana? Tante cose, ma devo fare la rassegna. Devo fare la rassegna delle cose. Ah, ci sono cose interessanti per quanto riguarda l'analisi che stanno facendo ancora sui risultati delle onde gravitazionali. Sì. Sul risultato delle? Sì, adesso hanno proprio individuato due onde, no? Quella del 16 settembre e quella del 26 dicembre. No, non ho capito cosa sono le onde gravitazionali. Ah, sì. Onde gravitazionali. Sì, sì, sì. Quella del 16 settembre era il giro di genere. Sì, perché era di massa più piccola, però sembra che non siano due buchi neri la seconda. Però, ecco, questo è emerso. No. Sì, perché non sono, non mi ricordo in quale, no, nella prima non sono apparsi per niente raggi gamma, nella seconda, cioè avevo guardato qual era il motivo, però adesso non ce l'ho presente. No, è nella prima, quella del 16, quindi no, il fatto che non ci siano raggi gamma implica che è proprio un fenomeno legato alla fusione di buchi neri. Esatto, e non di altro. I raggi gamma tradiscono che non si tratta di buchi neri. Sì, però non si può neppure dire apertamente così, perché alcuni hanno individuato, no, hanno proprio misurato dei raggi gamma. Sempre su quella del 16. Però è difficile dire che sono proprio, arriva dalla stessa zona, però è difficile dire che è la stessa cosa. Comunque c'è questa discussione in corso. Allora riprendiamo? Sì. Allora, riprendiamo, perché c'è scritto proprio riprendiamo. Cioè adesso riguardiamo la cosa che abbiamo visto fino adesso nel modo più semplice, cioè facendo le derivate come volevi tu, no? Riprendiamo l'analisi del moto uniformemente accelerato in K. Partiamo da questa che l'abbiamo già costruita prima, no? Derivata rispetto al tempo di v fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro uguale v doppio, che è l'accelerazione fenomenologica. E stavolta, prima di separare le variabili e poi integrare, come abbiamo fatto precedentemente, eseguiamo la derivazione. La derivazione la facciamo automatica. La facciamo eseguita matematica esprimendo esplicitamente la dipendenza funzionale del tempo fenomenologico da parte della velocità. Quindi questa scrittura qui, che è simbolica, diventa operativa scritta così, no? Con la D grande, strabone. La si fa eseguire e viene questa. Mettendo tutto insieme, alla fine viene questo, che adesso, quella roba che adesso andiamo a esaminare. Adesso, questa è proprio l'accelerazione di chi? Della componente spaziale, no? Quindi V'T non abbiamo nessuna esigenza che ci porta a dire dobbiamo metterlo a zero, perché non l'abbiamo messa a zero all'inizio, cioè era a zero la parte temporale, ve lo ricordate? Sì. Quindi questa che è V doppio, la parte spaziale, e quindi dobbiamo risolvere questa rispetto a V'T. Beh, per risolverla la cosa più facile è farla risolvere alla macchina, però d'altra parte questa è un'equazione facile da risolvere perché c'è solo questa, quindi infatti il primo t cos'è? È v doppio moltiplicato il denominatore diviso c quadro. Scritto in forma di equazione, mettiamo la scrittura che lui ha fatto automatica, che non riesce mai a mettere in matematica,
mettiamo in evidenza il C quadro, quindi viene 1 su V di T quadro su C quadro, questa roba qua. Insomma, in parole povere, l'accelerazione è l'accelerazione fenomenologica moltiplicato il fattore non di contrazione, perché dovrebbe stare giù, no? E con un esponente non la radice ma 3 mezzi. Adesso possiamo separare le variabili. Con la separazione delle variabili abbiamo dv su dt, quindi di qua dv emettiamo tutto quello che dipende da v e di là solo dt, quindi ci viene quasi la cosa che avevamo l'altra volta, dv fratto 1 meno v dt al quadrato fratto c quadro v dt. Adesso l'integrazione non la facciamo come se a t uguale 0 la particella fosse ferma. Chi sarà? Jenny? Prima, quando abbiamo integrato, quando era ferma era nell'istante iniziale, quindi t uguale 0. Adesso invece diciamo a t uguale t0, supponiamo che sia fermo. Quindi in questo modo abbiamo un valore costante t0 da utilizzare, fenomenologico sempre. Quindi andiamo a integrare e viene fuori questo, che questa integrale fa la sua parte come se fosse v. Quindi in realtà la dipendenza dal tempo non c'era esplicitata, perché qui ci fermiamo a livello di v. E poi integrando v in dt ci viene v per t meno t0. Io vorrei dare un po' il combinamento, Sì, sennò perché fra 10 farò. minuti Sì, siamo diventiamo delle sulla acciughe in cesta, salamoia. è troppo forte. Ma Troppo forte, le me. ma troppo Perché? sembrava che fosse spento. No, no, per niente. Ecco perché quando vado in macchina con lui. Ah, tu ce l'hai un po' di freschino Ecco qua. Ma Jenny, guarda, è sì, proprio anche Jenny. questo qua è molto alto. 25,26 Tutto bene? gradi va Bravo. benissimo. Per il momento. Ciao Gianni. Ciao. Cosa che porti? Beh. Ciao. Dove Ti le trovi? Sì, piace? ma no, ancora non le vedo bene. Ecco, porca, Bello. bellissimo. E dove le hai trovate? Mo' per strada, Ma nelle che orte belle, hai qua visto che per strada. sono 5 petali. Dovrebbe essere una specie di geranio. Il 5 è interessante, perché 3, 5, 8, 13, cosa vi ricorda? Eh beh, figurati. Eh sì, la serie, la Questo serie. fino a lì ci arriviamo. Comunque adesso si è capito perché funziona sta roba. Perché dove, quando c'è tutto il pollo. Massimizza l'esposizione al No, sole, no, questo è un motivo ancora un po' più esterno, cioè, o meglio, di base che tende a forzare l'evoluzione in quel modo lì, no? Ma internamente, quando si forma la parte che deve crescere, no? Lì ci sono più cellule che pigliano un fattore di crescita, no? Internamente. Però questo fattore di crescita fa crescere se la concentrazione sale, no? Quindi l'intorno di quelle concentrazione di cosa? del fattore di crescita Ah, dentro ok. la cellula. E allora si forma la gemma che spinge se c'è una concentrazione alta, però come spinge lo spazio distribuisce e quindi abbassa la concentrazione. Ma io sento un freddo cane, l'hai aumentato. E No, poi col viene anche. binocolo, l'ho Infatti girato, mi viene addosso a me. per andarlo su più tardi, e oh ragazzi, sono Che dici se lo spegniamo? E poi lo riaccendi, cioè capito, lo tieni acceso 5 minuti, poi lo spegni, così. Se no ci moriamo. Appena senti caldo lo accendi, poi lo rispegni. È una proposta pratica. Beh, però dobbiamo anche, siccome ogni capo di fare problemi. Allora, infatti è lui che deve pilotarsi e accenderlo, no? Non è che Io non lo lascio devi prima accendere. lui. Quando senti caldo lo accendi. Quando sentiamo freddo ti diciamo spegni e andiamo avanti. Ecco, e andiamo avanti proprio come sto dicendo io, cioè la concentrazione quando fa spingere la crescita, no? Però succede questo, che come quella cosa cresce, aumenta il loro spazio e la concentrazione diminuisce. Quindi quella continua con i suoi ritmi di crescita, quindi non cresce di più e lascia degli spazi dove non sta crescendo niente. Poi lì poco poco riaumenta la concentrazione e allora viene fuori 1-1 di concentrazione, no? Poi due possibilità, poi tre e viene fuori la serie di Fibonacci proprio in questo modo Ah, quindi è una partizione un qui. po' più Eh grande. sì, è un meccanismo di partizione. Oltretutto, perché è così sorprendente la serie di Fibonacci, la successione di Fibonacci? Perché è particolare, e però si trova dappertutto, è universale, cioè si trova in tanti fenomeni, no? Però è una cosa particolare, uno dice. E invece no, è una cosa generale anche la successione, perché ve l'avevo fatto vedere una volta, no? No, non
Non ve l'ho mai fatta vedere? Sì, ma appunto se gliela fai vedere è piacevole. So che c'è un momento di girasole. M più 2 uguale a però sì. più 1 più 2 vuol dire impedire uguale a M più 1 più 1. 1, 1, perché è 3, perché è più 2, perché è seno di 1, 3, perché è seno di 2, cioè è 1, più, allora, a più da 0, in più meno, la somma fa 1, quindi c'è il termine, no, sono sicuro che poi, quindi è N più N, poi da I, NI più NI più 1, uguale, N per I, no, NI più NI più 1, uguale NI più 2. Che bello, l'ho già trovato quello che volevo. Guardate. Allora, 2 in più 1 più 2 sono all'indice. Allora, il concetto è questo. È troppo grande. Sì, guardate questo qui. Questo qui è il triangolo di Tartaglia, no? Per cui questo è lo sviluppo del binomio, questo qui. Questo del trinomio, cioè questo è il quadrato di un binomio, questo sono i coefficienti dello sviluppo del cubo di un binomio. Questo è la quarta, la quinta, no? È chiaro? Ora, e quindi che caratteristica gli date ai coefficienti della binomiale, cioè del binomio? Gli date come caratteristiche che sono generali, no? O sono un caso particolare secondo voi? C'è la distribuzione binomiale, per esempio, no? Ecco. Ora, se voi descrivete in questa forma, che storicamente quella di sopra si chiama triangolo di Tartaglia, questa qua invece si chiama triangolo di Pascal, perché Pascal non sapeva che Tartaglia 100 anni prima l'aveva già trovato e allora ne aveva scritto senza citare, oppure lo sapeva, ma a quel tempo non si badava a chi c'era stato prima. Scritto così è sempre la stessa, no? E potete fare 1 più sulla riga c'è 0, quindi 1 qua, cioè è qui 1. Ogni volta come terminale ci mettiamo, è chiaro che ci mettiamo noi. Quindi 1 più 1, 2, vedi, 1 più 2, 3, 2 più 1, 3, 1 più 3, 4, 3 più 3, 6, 3 più 1, 4. Quindi questo è il triangolo di Tartaglia, tranquillamente, però scritto in forma di triangolo rettangolo invece che equilatero. Adesso non ci disegno sopra, ma se riuscite a tirare una a diagonale, guardate, qui questa diagonale vi deposita questo valore 1, questa diagonale valore 1, questa diagonale deposita 1 più 1, quindi 2, questa diagonale 2 più 1, 3, questa 1 più 3 più 1, 5, questa 3 più 4, 7 più 1, 8. Quindi se sommate in questa diagonale i coefficienti, cioè i numeri dei coefficienti binomiali, ottenete la serie di Fibonacci in verticale. Quindi è per questo che è una cosa fenomenale, no? Ma forse l'ho scritto, non so se l'ho scritto. Ah sì, ecco, l'ho fatta proprio, l'ho costruito apposta. Vedete che qui 1, 1, 1, 1, poi in pratica quello allora partiamo da 1, poi 1 più 0 fa 1. No, aspetta, come devo fare? Come devo leggerlo? No, va bene, per le due termini. Ah sì, voglio dire, questa qui è già la diagonale, questo qui. Quello sopra viene messo sotto, quindi 0, quindi ecco l'errore, è sfalsato di 1 alla scrittura. Me ne ero accorto e ho cercato di costruirla meglio, no, non ci sono riuscito. Comunque, quello che vi sto facendo vedere è se fate così, questa colonna, invece di farla partire da qui, fatela partire di un gradino sotto. Ecco, se la fate partire di un gradino sotto si capisce che 1 mi genera quest'uno qua. Quest'uno qua mi genera questo, poi la somma di questo mi genera questo qua, e così via. Quindi l'avete vista, no? Sì, sì. La cosa incredibile è che il rapporto tra i coefficienti vi dà il numero alla sezione aurea. Cioè il limite per i fattori che ha chiamato lui, no? N, come l'ha chiamato, F di K più 1 fratto F di K, da 1,618 è quella che si chiama la sezione aurea. Se la sezione aurea la togliete a un angolo giro, vi viene fuori un angolo che è l'angolo che dicevi tu dell'insolazione, non delle foglie. Quindi il gioco non sa. Quella serie di Fibonacci si trova in natura. Sì. In Nautilus, per esempio, a conchiglia. Tutte le conchiglie hanno. Diciamo che tutto quello che trovi in sezione aurea è legato. Ma perché è legato a una struttura additiva? E in natura c'è sempre l'additività. No, penso che fosse una corrente di Nautilus, una corrente di Genova.
no, della spirale logaritmica, quindi della spirale di Fibonacci. Questo è Se tu guardi il rapporto fra foglie successive intorno allo stelo, perché continuano a crescere in rotazione, il rapporto è il rapporto fra i due termini di ascendenza successiva. E infatti io ho eletto la successione al meccanismo interno che forma quella asimmetria nella rotazione che uso per il concetto di vita. Beh, Però non sempre fa così, perché se tu prendi per esempio il basilico, quando che è dici classico, sì, beh, dimmi. io ti dico un Sì, esempio certo. che le foglie sono alternate a 2 a 2, non lo vedi, nel Ma allora, girasole sai che le piante vedi sono Fibonacci. monocotiledoni e dicotiledoni? Le piante sono monocotiledoni in seme, no? O No, dicotiledoni? dicotiledoni devono avere sempre Ci sono anche le 2 a 2. monocotiledoni. Ma che cosa segue la Che monocotiledonica? fa quella di Fibonacci, la Certo, monocotiledoni. È quello che stai dicendo tu, quella lì è un dicotiledone. certo, è dicotiledone E infatti. allora, invece di avere una sola serie di Fibonacci, ce n'ha due. Sì. Capito? Cioè, sta sviluppando. Quindi è un gioco particolare. E non c'è solo la serie di Fibonacci, ce ne sono tante altre. Poi costruirle. Vabbè, adesso non andiamo in quella direzione. Vabbè, detto ciò. Quindi si ritrova spesso in natura. Sì. E le conchiglie vanno avanti così. Sì. Sì, ma si ritrova anche in tante altre cose. Se non sbaglio, si trova in genetica anche. Sì. Comunque, vabbè. Quel che è più Avremo notato, per modo. esempio, nelle generazioni dei conigli. Dei conigli. Sì. Beh, quello era il problema originario di No, poi Fibonacci. alla fine la soluzione era quella lì. Per Sì. contare le generazioni di nascere Sì. di conigli. Va bene. Allora, possiamo andare avanti. Arrivati a questo punto, abbiamo visto Qual è come il tema? Quello? Dai, che stai stiamo guardando. ancora guardando il moto uniforme. Ah già, ma tu non ci sei No, mai è stato. importante, vediamo. Moto uniformemente accelerato, ma nella relatività. E quindi si scopre che il moto uniformemente accelerato, quello che conosciamo noi, è un'approssimazione dell'altro. Il moto che conosciamo noi è che lo spazio, in funzione del tempo, dipende dal quadrato del tempo, no? S uguale 1 mezzo a t quadro, dove A è l'accelerazione, qui la stiamo chiamando v doppio, quindi 1 mezzo v doppio t quadro. Adesso qui stiamo cercando proprio lo spazio in funzione dell'accelerazione v doppio. Adesso abbiamo trovato la velocità. Se risolviamo questa equazione rispetto alla lettera v, abbiamo la velocità in funzione dell'accelerazione. Allora, risolviamo rispetto alla lettera v, quindi abbiamo v fratto 1 meno v quadro su c quadro alla 1 mezzo, che è uguale a v doppio per t meno t0, che è questa scrittura qua. E questa possiamo scriverla in questo modo. Questo è un moltiplicatore a destra, facciamo diventare un divisore a sinistra. Questo invece è un divisore a sinistra, facciamo diventare un moltiplicatore. E quindi vedete che v fratto v doppio t meno t0 è uguale alla radice. Poi siccome c'è la radice, togliamola facendo il quadrato. Allora qui facciamo v al quadrato, v doppio al quadrato, t meno t0 al quadrato e qui mi rimane il radicando, 1 meno v quadro su c quadro. Poi questo meno v quadro, portandolo di là, diventa più. E quindi il numero 1 è uguale a questa somma. Poi questa somma la mettiamo insieme, per cui il minimo comune multiplo è il prodotto di c quadro per tutta questa roba. Poi questo prodotto qui, che è qui, lo vedete, quando lo dividiamo per questo mi rimane solo c quadro da moltiplicare per v quadro, ed è questo pezzetto qui. Quando invece tutto questo lo dividiamo per c quadro, mi rimane v doppio quadro per questo, t meno t0, no? Sviluppiamo t meno t0 con quei coefficienti che abbiamo preso dal triangolo di Tartaglia e abbiamo qui t quadro per v quadro più t0 quadro per v doppio quadro meno il doppio prodotto tt0. E questo è sempre 1. Adesso, qui vedete che tolto questo v quadro c'è una frazione. Se la portiamo di là basta rovesciare la frazione. Quindi v quadro uguale a questa frazione rovesciata. E l'abbiamo rovesciata. E qui il lavoro da fare cos'è? Mettere di nuovo insieme, invece prima era stato, vabbè, l'abbiamo sviluppato, adesso lo rimettiamo insieme. C quadro, il v quadro lo mettiamo in evidenza e qui c'è t meno t0 al quadrato. E così anche di sopra. Adesso qui, se dividiamo sotto tutto per c quadro, qui compare di nuovo l'1, qui compare sotto e il c quadro si può dividere con questo qui che va via e quindi abbiamo questo. E allora alla fine abbiamo questa è la velocità al quadrato, quindi la velocità in funzione dell'accelerazione che è costante è uguale a accelerazione per t meno t0 fratto la radice di 1 meno v quadro per t meno t0 al quadrato fratto c quadro. Pulito, pulito. Adesso facciamo questa fase qui.
Siccome V è la derivata di x su dt, semplicemente al posto della lettera V mettiamo il dx su dt e poi separiamo le variabili. Tutto quello che è di competenza della x lo lasciamo da una parte, tutto quello che è legato alla t dall'altra. E naturalmente succede che il dx rimane da solo, solo lui, e mentre il dt sta, diventa un fattore di quello che avevamo trovato, della velocità. E allora possiamo integrare, e le condizioni di integrazione sono più generali dell'altra volta. L'istante iniziale è t0, la posizione iniziale è x0. Quindi integrando questa roba viene, questo integrale è facile perché l'integrale ammazza il differenziale, quindi la differenza x meno x0. Questo integrale nel tempo bisogna fare, vedere quanto è questo integrale qui, senza farlo tanta lunga. Questo integrale qui viene questo coso, se volete ci vado vicino però. E quindi alla fine abbiamo trovato che x meno x0 uguale c fratto l'accelerazione per la radice di c quadro meno u quadro t meno t0 al quadrato. Questo t0 me lo sono portato da là, e meno c quadro su u. Adesso questa equazione qui la scriviamo in una forma che si dice canonica, perché si chiamano forme canoniche le equazioni di certi l'equazione di secondo grado di certi oggetti che si chiamano sezioni coniche. E questi oggetti sono le ellissi, le iperboli, le parabole. Questa in particolare è un'iperbole. Ora mettiamo in forma canonica. Per mettere in forma canonica abbiamo x meno x0 di qua, e questo è quello che avevamo ottenuto, no? Però portiamo questo coso qui, quello col meno, a sinistra, quindi diventa più, e questo di qua. Poi vedete questo c fratto w che moltiplica la radice, se lo portiamo di qua diventa un divisore. Allora dividiamo tutto questo, che è il primo membro, diviso c fratto w, e mi rimane la radice da sola. Adesso per togliere la radice devo fare il quadrato. Facendo il quadrato devo fare il quadrato del primo membro e del secondo membro, ed eccolo qua, quadrato di qua, quadrato di là. Ma adesso, quando abbiamo questa scrittura, questo qui la possiamo portare di là, e andando di là mi compare questo segno meno e mi rimane soltanto il c quadro. Adesso uso questo c quadro per dividere, e allora qui mi compare il numero 1. Quindi qui che c'era c al quadrato diventa c alla quarta, perché sto dividendo per c quadro, e qui che c'era soltanto 1 su w quadro viene diviso c quadro diviso w quadro. Quando l'ho scritto così posso far diventare uguali i denominatori se moltiplico sopra e sotto qui per c quadro, e quindi qui viene c alla quarta su w quadro, che è come questo, e qui compare questo c quadro che moltiplica la differenza dei quadrati. Adesso questa scrittura è la scrittura canonica di un'iperbola. Sì. Bene. Questa trovata si chiama l'equazione cartesiana di un'iperbole. L'iperbole si trova nello spazio-tempo e si chiama CTX, cioè l'asse CT verticale, l'asse X orizzontale, per riferimento K. Se poniamo la costante che c'è qua, vedete questa costante qui, x0 meno c quadro uguale a 0, e anche questa costante uguale a 0, otteniamo una famiglia di iperboli per ogni diverso valore di W. Allora, con matematica si può fare il grafico di questa famiglia di iperboli facendo variare W, no? Ed ecco, queste sono le istruzioni per fare il grafico, è inutile analizzarle, e questo è il grafico. Allora, qui cosa stiamo avendo? Abbiamo lo spazio-tempo, CT, quello verticale, X, quello orizzontale. Questi qui sono gli asintoti delle iperboli, ma sono anche il cono di luce, no? E quindi sono proprio i percorsi di un raggio di luce quando parte dall'origine. Se lo mando verso destra, allora è piegato così. Se lo mando verso sinistra è piegato in là. Se per caso qui ci arriva un raggio di luce che arriva dal passato, è questo qui il tratto. Se invece è per questo, è questo qui. Allora, ecco, vedete le iperboli dove vanno a finire. Ricordate che questa zona qui è la zona di genere spazio. Quindi le iperboli sono tutte disegnate dentro la zona di genere spazio, in questo caso, no? Però la cosa interessante da capire è questo. Supponiamo che sia... vedete, quando lo metto qua vedo anche l'equazione dell'iperbole stessa, vedete, con i valori di competenza. Questo per esempio ha questo valore, questo quest'altro, così. Beh, supponiamo di essere qui. Questo ramo, vedete come l'equazione? Corrisponde a questo, perché l'iperbole è fatta di due rami, no? In realtà, vedete che c'è questa parte qui che guarda verso sinistra ed è aperta a sinistra, e la stessa parte che è aperta a destra. Ma dovreste vederla così.
a sinistra c'è meno infinito, a destra c'è più infinito, quei due rami si chiudono all'infinito, quindi lei sarebbe come chiusa, come se fosse un'ellisse, però che ha superato l'infinito e quindi per noi ci sembra aperta, capito il ragionamento, no? È chiaro? Cioè se voi pigliate un'ellisse, l'allungate, quando arriva all'infinito si ritrova, in realtà quando un pezzo arriva all'infinito diventa una parabola, ma se poi insistete diventa l'iperbola. Ecco, allora in realtà il moto accelerato è la percorrenza di questa linea d'universo, così sta andando verso il futuro, no? Suo. Questa, che è di pertinenza di questa, però fa parte dello stesso moto accelerato, quindi dello stesso moto iperbolico, ma è separata da questo asintoto che non potrà mai essere varcato, perché noi stiamo soltanto dentro questa parte del cono e non possiamo mai abbatterci su questa linea, perché vuol dire che raggiungiamo la velocità della luce, e quindi qui stiamo vedendo che qualcosa che è qua non avrà mai accesso a qualcosa di fisico che è qua, è il concetto di orizzonte degli eventi. Scusa, ma anche il lato sinistro è fisico? Certo, infatti qui ci può essere un osservatore, no? Quindi c'ha il suo fisico che è lì vicino, che ha accesso a qualcosa di fisico. Lui, cioè supponiamo di mettere Jenny come osservatore qua, no? E lui non avrà mai accesso a questa zona qui, perché dovrebbe superare la velocità della luce per raggiungere questo. Un evento che avviene in questa parte dell'iperbolo, dall'altra avviene contemporaneamente? No, no, perché questa è la percorrenza che fa un corpo in moto, quindi qui abbiamo la x e la t, no? Quindi stiamo guardando il moto di un oggetto accelerato. Tu sei nel tuo sistema e acceleri qualcosa, questo si muove e fa questa linea d'universo qui, perché man mano che la acceleri aumenta la velocità. Domanda, non so se per niente contemporaneamente, quando vuoi accendere accendi contemporaneamente, no, lo spegneremo fra 5 minuti. Contemporaneamente nell'altro succede la stessa cosa con segni, con un altro osservatore che non potrà mai comunicare con te. Sì, supponiamo di mettere Stefano di là. Avviene lo stesso evento negativizzato. No, non lo stesso. No. Perché dici lo stesso? Cioè non c'è un mi fai vedere per cortesia sulla retta parallela, diciamo, orizzontale, scusa. Non sono universi paralleli. No, ho capito. Meglio, sono paralleli, ma non paralleli come dice lui, cioè che un evento qua c'è la copia là dello stesso evento. Mi fai vedere per esempio il punto di quella prima, ecco, quel punto lì sulla retta. Questo? Sì. Ha questi valori. Se sì. Io mi ecco, allora nella... vedi che questo punto qui è meno... no, questi non sono valori, è l'equazione. Sì. Meno 1,002 per t quadro, sì. Più 1,002 per x quadro, questa somma è uguale a 1. Se andiamo di là, l'equazione è la stessa. Questo dice l'omologia di appartenenza allo stesso fenomeno. Ma qui, quando scegli di misurare la x qui è positiva, qui la x è negativa. Uno dice, vabbè, ma siccome al quadrato non gli fa niente. Ma il problema è prendere anche il tempo. Quindi non riesci ad avere... Ma poi queste sono le linee d'universo del percorso. Cosa? Sentiamo dove c'è la punta del mio dito, c'è un oggetto che accelera, ci sarà un termine che passa la linea fotografica. Sì, però sarà così. Il ramo è così, capito? Cioè, sarebbe disegnato. Questa che viene traslata verso l'altro. Allora, tu dove sei? Tu sei l'osservatore O. Sei l'osservatore. Sei l'osservatore O? Sì. Quindi tu, osservatore O, questi moti iperbolici non li vedi. No, non li vedi, perché sono nella zona di genere spazio per te. Solo questi qui li puoi raggiungere fisicamente, se venissero qui. Vediamo che c'è un punto qui, un oggetto lì, dove c'è la freccia, che abbia quell'accelerazione V rispetto a se stesso, come abbiamo visto. Quello come si muove in quel disegno. Fa un'iperbole che qui non è disegnata, ma è questi rami così, che va di qua e va qua. Io pensavo che fosse la traslazione di questi iperboli in su. No, perché vedi la curvatura dell'apertura dell'iperbole, stavolta è verso l'alto, topologicamente non sono la stessa cosa. Scusa, posso chiedere, prima hai detto, se tu non li vedi, puoi vedere solo quelli che sono sotto. Sì. Un osservatore. Vedere non vuol dire vedere. Allora, per vedere qualcosa dovrebbe partire un raggio di luce, inclinato parallelo a questo, che viaggia, e quindi ecco, lo incontreresti quando tu arrivi qui. Se tu sei fermo, man mano che passa il tempo, tu vedi qui quello che è avvenuto in questo punto come emissione, capito? Poi però a te interessa comunicare con lui, allora hai ricevuto il messaggio
mandi un segnale. Il tuo segnale come parte? Usi la luce, no? Per esempio, o le onde radio, quindi parte parallelo a questo e non lo incontrerà mai. Quindi tu non gli riesci mai a comunicare niente. Lo vedi? E quindi questo è il concetto di orizzonte degli eventi, che poi ritroveremo quando analizzeremo i buchi neri. Un'altra domanda, Sì. se vai sopra, quando hai fatto l'integrale da 0 a x da una parte e da 0 a t dall'altra, Aspetta, che qui l'abbiamo quindi fatto da quello x0 a x che e da t0 a t. Il fatto che siamo partiti da questa equazione. Questa equazione qui, ma scusa, il concetto importante è questo. Non è che l'integrale introduce dei cambiamenti topologici nella struttura dell'equazione. Perché? Perché non siamo su punti di singolarità. E quindi è lecito per noi integrare un differenziale. Integrale vuol dire che stai sommando tutti gli addendi infinitesimi. parte di x, parte di Però lì c'è scritto che i differenziali sono la stessa cosa. Allora, se tu metti in dubbio questo uguale qui, semplicemente l'operatore se tu metti in dubbio questo uguale, se tu metti in dubbio questo uguale qui, stai mettendo in dubbio le trasformazioni di Einstein-Lorentz, che sono loro che ci hanno portato lì. Quell'uguale. No, sto solo chiedendo dell'integrale, so che arriva Allora, questo uguale è Einstein-Lorentz. qua. L'uguale lo capisco, lo vedo arriva. No. Quando vai a integrare di qua e di là, io sono quasi non tanto contento di qua in x e di t, sono due robe che non lo capisco, magari faccio spiegarti una cosa come questa, perché una cosa come questa, allora, il concetto importante è questo: se tu hai due differenziali e hai tutte le motivazioni per dire che questi due differenziali sono uguali, puoi integrarli sugli intervalli corrispondenti omologhi, e allora dici bene, il risultato è uguale, perché sono partito da condizioni infinitesime uguali, devo arrivare a condizioni finite uguali, perché no? Questa, diciamo, non viene messa in discussione da niente. Non c'è stata nessuna teoria fisica che abbia messo in discussione questo No, punto. che non vedo che potrebbe O essere meglio, un una... tentativo c'è stato, perché sapete che adesso Siccome parti da un la ipotetico letteratura risultato... mette in evidenza che basarsi sul continuo non è buono. E infatti è sul continuo che ci stiamo basando, perché se individuiamo qualcosa di differenziale e poi integriamo, vuol dire che la continuità esiste. Però tutti i fisici sono rimasti scottati con la scoperta della quantistica, che la discontinuità in natura esiste, e quindi siamo in un'epoca in cui il pensiero dominante pensa che esista la discontinuità, ma non ma non No, la ma io non continuità. stavo facendo questi discorsi No, qui. ma non stavo Io facendo il tuo, avrei scusa, preferito che Oreste. fosse scritto di 0 t di x con 0, cioè di qua avrei integrato tra lasciato, diciamo, a me stesso, avrei integrato di qua da x con 0 a x, di là avrei messo t di x con 0 fino a t di x. Cioè Ma avrei quello integrato lo sarebbe. stesso intervallo Ma che corrispondeva agli intervalli di y di fine di qua. ascolta, ho capito cosa vuoi dire, ma in quel modo lì tu avresti portato il livello fenomenologico a destra verso lo spazio, mentre è solo a sinistra verso lo spazio, a destra è verso il tempo. Quindi non mi interessa più che il t mi dipende da quel punto. Per me t è indipendente da quel punto. Non è chiaro? No, le parole sono chiare, ma non vedo la ragione. Allora, io stavo cercando di dire che attualmente si pensa che c'è questo aspetto di scottatura dovuto alla scoperta della discontinuità, e quindi si è messo sotto traccia la continuità. Poi è nata la teoria delle stringhe, poi sono venute fuori, sono venute fuori tante cose che, diciamo, non puoi fare a meno della continuità, no? Quindi adesso il discorso è molto grosso, ma non riusciamo a esaurirlo, però è proprio quello che abbiamo di fronte, perché il vero problema che abbiamo di fronte è che la relatività, siccome è una teoria continua, non la si riesce a discretizzare, cioè a portarla a livello della quantistica. E quindi proprio è lì che si scontrano tutte e due, e non sono riusciti a metterle insieme, no? Quindi è il punto nodale. E se tu mi critichi questo passaggio, un po'
diciamo, è come essere su quella linea lì, che è il contendere di tutto il problema, no? Quindi ho capito, però non so cosa dirti. Cioè, dal punto di vista matematico non ci sono cose strane. Dal punto di vista No, fisico, giusto tu, la fisica fa sempre tutto questo lavoro qui, eh? Dice, una volta che ho messo in analogia l'istante t0 con x0, e infatti l'evento è quello, no? L'evento che chiamiamo evento 0 è l'evento che avviene nello spazio e nel tempo, lo spazio si chiama x0 e il tempo quindi non t0. sarebbe anomalo chiamarlo di qua t di x con 0, Non è è. quello di cui stai parlando. No, È la t di 0 che risponde che è l'evento che la trova la coppia x0 ma0. sono indipendenti, è quello il punto. Quindi non posso dire che. Aspetta, tu mi stai dicendo che t di x con 0 è uguale a t0? Questo mi stai dicendo? Se C'è un mi dici. evento che si realizza in che cosa? Nel momento t0 e al tempo t0. Questo va bene, quindi sono legati tra di loro, ok? Ma l'evento t deve essere pensato anche lui allora come t che dipende da x, che deve Ma no, ma essere perché l'evento dipende da t0. x? T avviene quando avviene x. Cioè, voglio dire, l'evento xt è l'evento in cui x e t sono indipendenti tra di loro. Cioè, nel posto x, nell'istante t, quello è l'evento che mi interessa. Nel posto x0, nell'istante t0, quello è l'evento che mi interessa, se no. Non è chiaro? Stavo ragionando. Sì, probabilmente se tu mettessi là t di x, te lo puoi trascinare fino a là e non ti porta nessun problema. Esatto, Sei giusto? sì, cioè se qui ci metto t, sempre fuori di se basta. no scusa, se qui ci metto t di x E allora? al posto di t, Vai a integrare fino a t di x, quindi rimane t di x, ma rimane sì, però vedete, sembra che formalmente sia corretto, ma t di x è una funzione. Mi stai Sì, è una dicendo è funzione. che t dipende da x, Così è perché un evento, e no. noi stiamo integrando una cosa che si muove. Allora, quando abbiamo l'evento, la parte temporale e la parte spaziale non sono mica una dipendente dall'altra, se no che evento Ma quando accede la cosa, accede la parte spaziale, la parte, accede la particella. è? Quindi tutti gli eventi sono legati tra Al fatto loro. che appartengono a quella particella, all'omologia di Yes, quella certo. particella. Ma vabbè, ma quello è un tipo di dipendenza funzionale che riguarda la struttura della particella, che qui non sta comparendo. Per noi la particella è un punto. Quel V che cos'era? L'accelerazione dell'evento. Quel Io V avevo doppio sempre pensato che fosse l'accelerazione di un de, quarto oggetto. sì, della particella. Ok, va bene. Quindi deve essere lui, perché forse non riesco a spiegare. No, ma Ok. io ho capito cosa stai dicendo, però. Quindi dici che sono indipendenti? No, è la particella, quindi la traiettoria è quella, quindi deve essere No, legato. no, no, Basta che aspetta, venga fuori. chi mi crea l'indipendenza degli elementi componenti gli eventi è il fatto che quella particella sta accelerando in un sistema che è K, che è un sistema inerziale, e lì c'è tutta la mappatura degli eventi, che sono tra loro indipendenti le x e le t nell'evento. Non ti viene? Quello che giri, secondo me, non so niente di queste cose, c'è la particella, quella si muove da qualunque punto di vista che lo veda, anche i suoi tempi, si passa. Sono legati da una funzione, da un qualche tipo di interazione. Infatti l'abbiamo appena La messa in funzione è evidenza. data da quella Ma scusa, questa è la funzione. funzione di x in funzione del tempo. Vedi, qui se isoli questa x in funzione del No, tempo. perché a volte mi dici che sono indipendenti, a volte mi dici che sono dipendenti. Io avrei pensato che in tutto questo casino qua No, si no, arriviamo no. No, ma all'iperbole e quindi scusa, lì no, io ti ho detto, sono no, no, io non ho indipendenti dall'oggetto imbrogliato. Io ti ho perché detto accelerando questo. secondo Quando me. guardiamo questa che ho messo in evidenza, è la funzione, è l'equazione oraria tra lo spazio e il tempo. Quindi lì diciamo il percorso che fa la particella, ma non solo il percorso spaziale, il percorso spazio-temporale, che si chiama linea dell'universo, è caratterizzato da questa equazione. Se fate diciamo, la tracciatura con questa equazione, trovate la linea dell'universo della particella, che è quell'iperbole. Invece lui mi stava chiedendo perché qui sta integrando in x e qui sta integrando in t e mi dici che sono uguali, perché lui stava pensando che la t dipendeva da x, ma io invece la scopro dopo l'integrazione che c'è il legame tra x e t, non prima.
O meglio, sì, posso ammettere che c'è anche prima, perché qui ci sono i differenziali tra di loro, ma se non faccio l'integrazione non rendo esplicita la dipendenza funzionale che c'è tra la x e la t per quel corpo. E quando quindi scelgo gli eventi su cui lavorare per fare integrazione, li scelgo tra di loro indipendenti. Poi la forza della struttura mi crea il legame funzionale. È quella che chiamo struttura io, capisci? Che è una cosa che è davvero molto indipendente da noi. Se no, con il tuo discorso non si potrebbe fare questa integrale se non... No, facciamo così. Si può farlo. Se tu hai due funzioni, f di x e g di x, ok, e prendi lo stesso intervallo, x0 e x1, e fai l'integrale dei due membri, cazzo di aspetto che venga fuori? Viene fuori la stessa area. Se partiamo da questo, stiamo facendo... Però, sì, però lui sta dicendo, non stiamo integrando... capito? Infatti il suo lavoro, allora, quello che ho, la prima critica che ho fatto alla sua... integrato da una parte con di x e di altra di t, per quello che mi sono... vedi, la prima critica che ho fatto alla sua obiezione era che lui non voleva che mentre di qua sta integrando in dx, di là integri in dt, proprio perché t è funzione di x. Ma io ho detto, ma non dobbiamo andare al livello di vedere che la t dipende da x, perché la scelta dell'intervallo di integrazione la stai facendo tra elementi che sono indipendenti in questa fase prima di fare l'integrazione. Quando la fai, poi scopri che la x dipende da t, però non dipende nel modo suo. Quindi è proprio lecito questa integrazione. Se no crolla tutta la fisica. Infatti, infatti vedete, qui quando integriamo in dx siamo in uno spazio semantico spaziale. Qui quando integriamo in dt siamo in uno spazio semantico temporale. E stiamo dicendo questi due spazi semantici sono uguali, che è la creazione di un altro spazio semantico per dire che sono uguali. Stai dicendo che V lega X, che W lega X, stiamo cercando quale sono le relazioni tra X e T, previsto che ci sia V. Sì, però attenzione che questo legame tra X e T tramite la W c'è nel sistema K. Se ti metti in K' troverai un legame, ma non è lo stesso. Se ti metti in un altro sistema, troverai il legame, ma non è lo stesso, e così via. Torniamo alla sua domanda iniziale. La sua domanda iniziale è: cosa mi dice? Cosa mi garantisce? No, cosa mi dice? Cosa mi dice che quei due integrali sono uguali? E cosa ce lo dice? Allora, diciamo così, quando noi abbiamo l'equazione prima, che è quella differenziale, poi che cos'è l'integrale? È la somma di tanti momenti differenziali che abbiamo lì, quindi i due integrali sono uguali perché punto per punto i differenziali sono uguali, tutto lì, che è la dimostrazione matematica, che oltretutto questa è l'intuizione che ebbe Newton. Sì, però questo è vero, no? Come dice Oreste, per la stessa variabile. No, ma... No, è vero, ha ragione. Ma prova a pensare soltanto. La variabile è una variabile, non è una. Che varia in uno spazio. È l'altra è una variabile, cioè che io la chiami da una parte x e dall'altra y, è un simbolo e basta. Non è un'entità, è un simbolo. Io posso fare lo stesso discorso da f di x e g di y. Perché x e no, y ma... sono due. No, allora, no, io vi stavo facendo vedere invece. Tu hai f di y. Allora, vi stavo facendo ma non è vero quello che stai dicendo, scusa, ma pensate soltanto al metodo di sostituzione che si fa per risolvere un integrale. Col metodo di sostituzione è quello che stavo proponendo io, di sostituire, è quello che proponevo io. Sì, ma qui la sostituzione non è così cioè così complessa, basta soltanto sostituire il fatto che sono omologhi. Qui è la sostituzione. La sostituzione è un aspetto. Sì, sono omologhi. È già la posizione. Lo dico io quando parlo di simbolo. Ma infatti, quando l'hai detto, io ero d'accordo. Poi lui me l'ha trasformata sì, di nuovo. Sì, perché continuiamo a scivolare. Sì. Ma non voglio dire che lui. Cioè, io ho capito dove si è bloccato. Ed è un. Cioè, dove ha messo l'attenzione. Ed è un punto notevole. Però. Non so come dire. È un risultato che. No, gli ho dato tutte le giustificazioni del caso, quindi a questo punto dovrebbe essere d'accordo anche lui, perché è lecito fare... In realtà, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un'equazione differenziale e l'abbiamo risolta.
Scusa, abbiamo risolto. Cioè, tu puoi fare così, no? Dire integro questo dx e guardo che risultato c'è. Integro questo differenziale, guardo che risultato c'è. A questo punto dico le due cose sono uguali, perché quel differenziale. No, ma tu vai avanti, io sono E vabbè, ma se poi non segui, cosa faccio? sì, con l'eccezione che finché rimangono 0t. Questa è una roba del genere, dx uguale a f, di t. Sì, e la x e la t sono indipendenti, a parte quel legame lì. Per cui quando io integrerò, posso prendere in modo indipendente Tu puoi le cose. integrare qui, E anche lì. se non hai un rapporto tra, se non conosci la relazione tra diritti, per cui la relazione è questa, la relazione è questa, Eh sì, perché scrivi in un altro modo, tu sai che V è no, uguale a non F. complichiamoci la vita. Questo qua tu hai detto che lì è uguale a dx fratto di Che è V, quella è V, questa è la funzione, ma sapere se vuole. no? Io devo risolvere cos'è che voglio trovare tutto questo qua io. Voglio trovare la F. No, adesso c'è proprio quello che No, non non abbiamo. ce l'abbiamo. Sì, è tutto quello di là e è quello che abbiamo, tutto questo. La F è questa qua. Sì, certo. Quindi, no, 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 voglio integrarla, quindi Sì, voglio ma ce trovarla. l'abbiamo, no, c'è già una F conosciuta. Ma no che non è nota. Prima avevo V per T per cosa di quindi fatto la disfiglia che era appunto l'algebrica, tu me la separi così e io dovrei avere da qualche altra parte un'altra funzione del tipo di cui vedo di cui io posso dire che di T è uguale a tipo T' di X, no? Questo io mi manca questo pezzo qua, ecco. Non ho capito cosa è scritto. Mi manca una relazione tra d di t e di dx, questo non puoi farla due volte. Vabbè, comunque, ok, andiamo avanti, non è un problema che io non ho Vabbè. capito, ma sto studiando le cose. Andiamo avanti. Allora, adesso abbiamo quasi finito. Queste iperboli sono le linee di universo dei moti detti iperbolici. Quindi quando uno vi dirà moto iperbolico, l'intervallo spazio-temporale tra ogni evento omologo di due iperboli, l'intervallo spazio-temporale, è lo stesso, è chiaro? Quindi se pigliamo un punto qua e il punto omologo qua e guardiamo quant'è la separazione di evento tra questi due, si manterrà costante man mano che vi spostate in modo omologo, capito? Sui due rami di iperboli. Questa è una proprietà di Certo, ma è anche una proprietà fisica, perché l'invarianza spazio-temporale, no? Qualunque corpo sottoposto a moto iperbolico, ovvero uniformemente accelerato, non può comunicare fisicamente con la zona dove avviene l'altro ramo del moto iperbolico, in quanto si trova in zona di genere spazio ed ogni segnale fisico non può superare la velocità della luce. Tutti gli eventi di genere luce formano una ipersuperficie che costituisce fisicamente l'orizzonte degli eventi, che impedisce come barriera fisica la comunicazione al di fuori. E qui no, non voglio parlare ancora di buco nero perché non siamo in generale, no? Però la cosa interessante è che appena tocchi l'accelerazione, tac, ti arriva sta roba qui. Va bene? E così abbiamo finito il quinto. Possiamo affrontare il sesto? Ve la sentite? E allora avremo un sacco di problemi di quelli che hai sollevato tu, perché il sesto si basa tutto sull'integrazione. Allora, meccanica relativistica. Quindi adesso analizziamo come avviene la meccanica, cioè la dinamica relativistica. Principio di minimazione. Per studiare il moto di particelle materiali si parte dal principio di minimazione. Questo principio stipula l'esistenza per ogni sistema meccanico di un integrale che lo chiamiamo S, detto azione, che all'occorrenza di un movimento effettivo, di un movimento reale, possiede un minimo, quindi non di un movimento virtuale, capito? Di conseguenza, la variazione prima dell'azione, quella che si indica delta S e non il d del differenziale, è nulla.
Inteso in senso stretto, il principio di minima azione afferma che l'integrale S deve essere minimo soltanto su piccoli archi della linea di integrazione. Quindi lì deve essere minimo. Se però la linea di integrazione diventa una linea finita, quindi con una lunghezza che è qualunque, se siamo di fronte a linee di lunghezza qualunque, si può affermare solo che S possiede un estremo, che non è necessariamente un minimo. Estremo vuol dire che la variazione prima si annulla comunque. Gli estremi sono o minimi, o massimi, o flessi, generalmente. Analizziamo il comportamento dell'integrale di azione per una particella materiale libera. Libera vuol dire che non è sottoposta ad azioni di forze esterne di qualunque tipo, quindi il potenziale è nullo. L'integrale in questione non deve dipendere dalla scelta del riferimento inerziale, il che vuol dire che deve essere invariante rispetto alle trasformazioni di Einstein-Lorentz. Cos'è che è invariante? Uno scalare è invariante rispetto alle trasformazioni, no? Quindi, di conseguenza, non può che essere uno scalare. Per questo fatto, sotto il segno di integrazione, ci possono essere solo differenziali del primo ordine, in modo che il differenziale del primo ordine integrato mi dà lo scalare, il lavoro, che è l'azione. Il solo scalare con differenziale del primo ordine invariante che si possa formare per una particella libera è l'intervallo spazio-temporale infinitesimo di S, quello che già conoscete, no? O al più un suo multiplo, alfa di S, in cui alfa è una costante. Qui la parola costante vuol dire che è costante rispetto al tempo, no? Ma rispetto alla S, quindi al variare di S, quindi vuol dire una costante matematica. Allora, l'azione S non è nient'altro che integrale tra A e B di alfa in ds con un meno davanti, e l'alfa, siccome rispetto a s è costante, la mettiamo fuori dal segno integrale, quindi s è uguale meno alfa integrale tra A e B di in ds. Questa che cos'è? È l'azione di una particella materiale libera. Dobbiamo precisare che cos'è questo alfa. Questo alfa vedrete che dipende esclusivamente dalla particella, e quindi è una caratteristica della particella. Fin qui avete qualche obiezione? S grande è l'azione. Sì, e invece S piccolo è la separazione spazio-temporale, quella che conosciamo già. E alfa non dipende da S. Anche la differenza di S, ma costante. Sì, costante rispetto a S. Rispetto a S, certo. Ma S, ricordatevi che è un sinolo di spazio-tempo. Sinolo di spazio-tempo. Sinolo, aristotelico, lo usava Aristotele la parola. In greco syn vuol dire stare insieme, sintesi, quindi sinolo, holos è tutto, no? Quindi sinolo. Non l'ho mai sentito? Sinolo aristotelico. Il cappuccino, sinolo, il cappuccino, il latte e il caffè. Ma è sentito. Va bene così come esempio. No, sono curioso di vedere cosa dicono loro del sinolo. Ah, vedi che lo dice. È sostanza uria, usia, è sostrato ipemenon, il quale in un senso significa la materia. Dico materia ciò che non è in alcunché di determinato in atto, ma un alcunché di determinato solo in potenza. In un secondo senso significa l'essenza e la forma, la quale, essendo un alcunché di determinato, può essere separata con il pensiero. E in un terzo senso significa il composto di materia e forma. Quindi il sinolo è materia e forma insieme. È l'essenza della filosofia aristotelica. Bene. Ah, ma qui stiamo parlando di cos'è sostanza, però cos'è sinolo? Non lo dice lei? Non lo dice. Vabbè. Questo dipende da chi ha scritto sta roba, che non ha messo in evidenza il punto. No, non l'ha evidenziato. Ma non puoi guardare sul dizionario così dice di sì. Nella filosofia aristotelica, termine che designa l'individuo o la sostanza, cioè l'unione di materia e forma. Poi guardiamo alla Treccani. Poteva sempre essere più bene. Eh? Poteva sempre quello. Beh, allora non la guardiamo. No. Sino dal greco sunolon, sun con e olos tutto, no? La concreta sostanza concepita come sintesi di materia, ciò che è mera potenza, e forma, ciò che porta in alto. Vabbè. Non mi piace quando fa delle cose che fa, non mi lascia guardare. Vabbè. Fanno apposta. Comunque, tu scusa, dove hai tirato fuori il sinolo?
No, che S, la separazione, è un sinolo di spazio e tempo. Sinolo spazio temporale. Lo possiamo chiamare anche così. Non mi piace questa definizione. Allora, integrale da A a B indica l'integrale esteso ad una linea di universo compresa tra due eventi dati, che li abbiamo chiamati evento A e evento B. Però ricordate che l'evento è caratterizzato da un istante e da un posto. Il posto è tripartito perché mi dà x, y, z. L'istante è monopartito perché noi abbiamo un solo asse temporale. Le posizioni iniziali e finali occupate dalla particella agli istanti determinati t1 e t2. Ecco come abbiamo creato l'evento A e l'evento B. In t1 dove sta la particella? In questo posto, quindi a t1 associo il posto A. In t2 dove sta? In quest'altro posto, quindi in t2 associo il posto B. E quello è l'evento. La costante alfa caratterizza la particella in questione. Alfa deve essere una quantità positiva per qualunque particella. Adesso vediamo perché. Infatti abbiamo già visto, e in realtà se volete ci andiamo, ma l'abbiamo visto quando, cioè avremmo dovuto vederlo quando andavamo a vedere cosa facevano gli integrali, che abbiamo saltato, però abbiamo già visto che integrale da A a B in DS alla fine risulta essere un massimo, quando viene calcolata lunga una linea retta d'universo, cioè se la linea d'universo è dritta, è una retta, otteniamo un massimo. Eh no, questa è euclidea, ma ricordati la segnatura. No, perché l'esempio più semplice è che se solamente... Ricordati la segnatura. Avresti di t uguale a x meno 0, quindi ds sarebbe l'1 su tutta l'integrazione, integrando da b ds che è uguale a radice quadro di x quadro meno t quadro, avresti 0, quindi avresti minimo. Se integri sulla ma non è vero, scusa, ti ho detto, guarda la segnatura. Quello lo sto guardando e sono andato a non l'ho sentita la segnatura. Cristo, x è meno t, quindi avresti x di s, cosa sarebbe? Sarebbe la radice di x quadro meno t quadro o t quadro meno x quadro, lungo l'asse sarebbe meno. Quindi questa pensarsi in due volte. Se vuoi facciamo l'integrale. Allora, facciamo l'integrale. Così non è chiaro. Eh sì, ma non è corretto, ma quello è il punto. Allora, vediamo un po', come hai chiarito tu S, come hai detto che è? S non è la radice di t quadro meno x quadro. T quadro meno x quadro, giusto? Sì. Allora, quindi dobbiamo integrare questa roba qui. Adesso però in cosa la integriamo? Dobbiamo integrare in ds, quindi devo calcolarmi cos'è il ds, giusto? Eh? No. Sì, vediamo. Allora, calcolando cos'è il ds, allora, questo qui è il ds, ed è giusto perché tutti sono variabili. Quindi, qui c'è scritto dt, parentesi quadra, s, dovete leggere come differenziale di s. Qui dt, parentesi quadra, t, differenziale di t, dt, parentesi quadra, è questo qui. Ci siete d'accordo? Dt cosa vuol dire dt? Derivata totale, cioè... Ah, derivata totale. Okay, sì, ma vuol dire differenziale. Okay, derivata totale. Sì, ma la parola derivata totale, quando io dico differenziale, sono la stessa cosa. Quindi il differenziale e la derivata totale sono la stessa cosa. Quindi questo qui è secondo cui dobbiamo integrare. Ora vedi che qui abbiamo due differenziali. Quello rispetto al tempo, adesso lo chiamo dt, e quello rispetto allo spazio. Quindi se io faccio l'integrale di questa roba... È un doppio integrale, no? Non è doppio, è che devo integrare secondo una variabile e secondo l'altra. Ah vabbè, tu dici... No, non è doppio, dov'è il prodotto? L'integrale due volte. Allora, andiamo a cercare l'integrale, eccolo qua. Allora, quindi, la devo spezzare in due parti, va? Facciamola così. Tra di loro c'è un meno e ci metto meno. Quindi, questa parte la tolgo perché la lascio di qua. Quindi, siete d'accordo, non che ho fatto la stessa cosa. Poi, questo dt, sì, questo dt lo tolgo e metto la t qua. E questo è esattamente quello che volevamo. E questo dtx lo tolgo
e metto la x qua. Adesso il punto è che dobbiamo integrare tra gli estremi di integrazione. Quindi qui tra t0 e t, se vuoi, ho tra t0 e t1, tra t1 e t2. Parti dal tempo 0 e dallo spazio, dal punto 0 spaziale. Va bene. Vai allora. Sopra e vai, tutto vai da 0 a t. Quindi vado da 0 e vado a t? Sì, a t. Qui t. E però, attenzione, c'è un piccolo problema. Perché in realtà sono allacciate. Sì, e no, me ne sono accorto adesso, non l'avevo capito prima. Per questo avevi ragione tu. Allora, questo qui lo tolgo da qui e lo metto qui. E questo dt lo tolgo da qui e lo metto fuori. E qui questo lo metto tra parentesi. E però abbiamo un bel problema. Proviamo a eseguirlo, a vedere cosa viene fuori. Però è un casino, perché... Adesso ci siamo. Qui mi piace che scusa, ci sono due volte il meno, quello mi dà fastidio. Sì, perché l'ho dimenticato io. Ok, allora se la vedi così vai a integrare questo. Ma questa qui non è ancora giusta. Perché l'ho messo da parte a parte, l'ho messo io esplicito il meno e l'avevo lasciato là. Questo qua è chiaro che il minimo quando sono giù da X, il percorso è quello della luce. Se vai in unità naturale lo vedi subito. Siamo già in un'unità naturale, sì, perché certo. Non per cui tu vedi che quell'integrale lì è nulla se t va da x, ossia se vai come la luce. Quindi la retta nello spazio. No, ma guarda che non devi andare come la luce, perché l'integrale su una linea dell'universo è una particella materiale, la quale non può andare alla velocità della luce. Capito? Però quell'integrale lì si minimizza lì, si minimizza quell'integrale lì. Poi magari se non puoi raggiungere. No, ma... la situazione t uguale a x costante dovrà dire che x uguale a x di t e ti trovi la velocità costante, quindi dovrai scrivere che al posto di x scriverai vx e andiamo avanti, vediamo cosa succede. Ma se non sappiamo come si muove la particella, che fai? Dai, non so, ho capito la mia domanda. Sta lavorando, percorso, non so quando finirà. Sì. Vedi che c'è il tuo running. Sta andando? Sì. Vabbè, comunque, non possiamo mica pretendere che matematica ci dia di colpo una soluzione. Ma no, avete capito dov'è il problema? Che in questo modo abbiamo allacciato tra di loro la x e la t, ma non abbiamo detto con quale legge sono allacciate. È chiaro, però ci sono due integrali che sono indipendenti. Allora, torniamo qua. Allora, integrale tra A e B indica l'integrale esteso ad una linea di universo compresa tra due eventi dati. Le posizioni iniziali e finali occupate dalla particella agli istanti determinati t1 e t2. La costante alfa caratterizza la particella in questione. Alfa deve essere una quantità positiva per qualunque particella. Infatti abbiamo già visto che l'integrale da a a b in ds è un massimo quando viene calcolato lungo una linea retta d'universo. A questo punto, visto che ci sono problemi, andiamo a vedere dove l'abbiamo già detto. Mi sembra sia qua. Verso la fine ve l'ho fatto saltare. Non vuole essere solo a porre problemi, se tutti quanti trovano che va bene non scusa, ma se stiamo indagando sulla tua cosa non capisco. Io ho perso conto di quale problema stai ponendo. Fra un po' lo chiedo. Hai parlato di massimo minimo di tu chiaramente hai pensato il minimo, perché se integri lungo una retta ci sarà una costante, qualunque deviazione dalla retta ti porta ad aumentare. È vero che la segnatura è negativa, ma questo non cambia l'integrazione, secondo te. Qui è come fa, qui mi serve da dimostrare. Quindi diciamo dai se la segnatura è dritta. Se la segnatura è storta. Eppure l'abbiamo visto, adesso non mi ricordo dove. Lui integrare di cammino non allora, abbiamo fatto qualcosa. No, l'abbiamo fatto allora proprio sul numero 1. Il numero 1 dov'è? Quando abbiamo parlato di tempo proprio, intervallo tra 20, DS. Tempo proprio.
Questo l'avevamo visto bene, no? Vi ricordate? Che abbiamo trovato il tempo proprio è che dt' è uguale a dt in radice di 1 meno questa roba che è la velocità. Eccolo qua. E adesso qui abbiamo integrato. Passando al finito, integrando tra t1 e t2 la 31, otteniamo il tempo indicato dall'orologio mobile letto dal nostro sistema di riferimento. La differenza tra l'istante iniziale e finale nel nostro sistema rappresenta il tempo indicato dal nostro orologio a riposo, quindi T2' meno T1' è il tempo letto. Cosa vuole? Ah, è andato in crash. No, non ce l'ha fatta a fare niente qua. Allora, la differenza tra l'istante iniziale e finale del nostro sistema rappresenta il tempo indicato dal nostro orologio a riposo. Quindi la differenza nel nostro sistema sarebbe T2 e T1, la loro differenza. Quella tra in quello in moto T2 primo meno T1 primo. E allora dov'è la cosa della retta? Trasformazione, Comunque sei sicuro che sia un massimo. rotazione. Sì, ma aspetta, è importante, questo è il punto nodale. Allora, non riesco a trovarlo adesso, la prossima volta ve lo cerco e la prossima volta lo mettiamo al primo punto. Dai. Allora, comunque dice che abbiamo già visto che integrare tra A e B in DS è un massimo quando viene calcolato lungo una linea retta di universo. Lungo una linea curva di universo lo si potrebbe rendere piccolo quanto si vuole, di modo che l'integrale preceduto da un segno più non potrebbe avere un minimo. Preceduto da un segno meno, possiede un minimo lungo una retta di universo. Non si capisce niente. Va bene. Allora, ora, se rimaniamo su S, siamo sul meccanismo a livello strutturale, come vi dico sempre. Dobbiamo andare verso un aspetto fenomenologico, quindi andare a vedere che l'azione si può rappresentare anche come integrale nel tempo. Allora, quella stessa S di prima la possiamo vedere come integrale da T1 a T2, ma di un'altra cosa, vedete? L in dt. Il coefficiente L di dt è la funzione di Lagrange o lagrangiana del sistema meccanico in considerazione. Questo fatto implica uno stretto legame tra lagrangiana e metrica. Che vedete nell'altro caso era il DS, quindi questa qui è la metrica. In realtà questa è la metrica. Legame costituente la piegatura. Allora, a questo punto, siccome noi sappiamo già cos'è di 5,3, ecco, forse un attimo, 5,3, eccola qua, 5,3. Ah, in virtù di questa scrittura, no, che ds uguale c di t radice di 1 meno un quadro su c quadro, che stiamo d'accordo, possiamo scrivere che s uguale integrale, no, dobbiamo sostituire lassù dov'è? Qua, al posto di s, metterci quella che abbiamo detto che si chiama c, no, c radice di 1 meno un quadro su c quadro in dt, l'abbiamo appena vista, no? Ve la rifaccio vedere. Noi sappiamo questo, che il DS lo possiamo chiamare CdT radice di 1 meno V quadro su C quadro. E quindi allora cosa facciamo? CdT radice di 1 meno V quadro su C quadro al posto di S. Quindi integrale al posto di DS, sì. Il DS lo sostituiamo con questo. Quindi lì c'era scritto sopra meno alfa tra A e B in DS, adesso scriviamo meno alfa C radice di 1 meno V quadro su C quadro in T. Ma non più tra A e B, ma tra T1 e T2, perché adesso abbiamo specializzato l'S nella T. Sì, ma anche Paolo, perché il paragrafo in cima diceva che cosa andava a dire rispetto a T1. In cui V è la velocità fenomenologica della particella materiale. Pertanto, allora il concetto, guarda un po', se guardiamo soltanto questo integrale, togli il meno, vedi che radice di 1 meno V quadro su C quadro è una quantità minore di 1, la integri, quando la integri questa ti va giù al denominatore e la quantità minore di 1 ti ingrandisce le cose, quindi va verso il massimo questa roba, capito?
Sei d'accordo? Perché c'è quella da dire. Chiaro? E quindi... Se facessi quelli integrali, li mettessi il DS espresso in questa maniera, sopra me ne avresti un modo di vedere l'intelligenza. Sì. Ci vuole, ci allora, se andiamo qua... Qua? No, nell'equazione sopra, perché c'era... Qua. Se dentro il DS metti quella radice di 1 meno un quadro... No, aspetta, DS è sopra ancora. Questo qua. No. Questo DS, ah vabbè, tu stai guardando questo qui, sì, ma è questo quello che, su cui, in cui lo sostituiamo. Eh no, perché abbiamo il meno alfa, che qui non ce l'abbiamo. Questo qui... Sì, al posto di DS ci abbiamo messo C radice di 1 meno 4 su C quadro in DT. Integrare tra di... Se dice che è un massimo... No, se non ci avesse il meno. In cui V è la velocità fenomenologica della particella materiale. Allora è un minimo. Eh? Allora è un minimo. Hai un minimo perché abbiamo il meno. Ti ho detto, se fai questa integrale senza quel meno, verrebbe che il radice viene sotto. Quindi solamente quello lì tra T1 e T2 della radice. Col meno è un minimo. D'accordo? Integrando senza il meno da T1 a T2 della radice, di quella roba lì. E ti viene un massimo. Viene un massimo se integri lungo la retta definita da V. Sì. In cui V è la velocità fenomenologica della particella materiale. Pertanto, in questo modo abbiamo scoperto che la lagrangiana della particella libera è L uguale, ancora non quella libera, L uguale meno alfa C radice di 1 meno 1 quadro su C quadro. Alfa caratterizza, come già detto, la particella. Obiezioni? In meccanica razionale, ogni particella è caratterizzata dalla massa m. Vediamo quale legame possa esserci tra alfa ed m. Con quello che poi Bohr chiamerà principio di corrispondenza, istituito da Einstein, sappiamo col passaggio al limite c che tende all'infinito che l'espressione relativistica di L, quella sopra, si deve ridurre all'espressione razionale L uguale 1 mezzo m al quadro. Giusto? Ci siete su questo punto? Per vedere che l'espressione razionale è già contenuta nell'espressione relativistica, sviluppiamo L in serie di potenze di V fratto C. Allora, trascurando i termini di ordine superiore, si ottiene che L uguale meno alfa C radice di 1 meno V quadro su C quadro, sviluppato, diventa meno alfa C più alfa V quadro su 2, il 2 viene dal fatto che la radice è quadrata, e qui ci sarebbe C quadro, ma siccome viene moltiplicato per C, viene C. Dalla meccanica razionale già si sa che i termini costanti aggiunti alla lagrangiana non cambiano le equazioni del moto, quindi si possono mettere, e questo è un termine costante. Omettendo in L la costante alfa C e confrontando L uguale, questa qua, no? L uguale un mezzo alfa V quadro su C con l'espressione razionale L uguale un mezzo M V quadro, si capisce che alfa è uguale a MC. L'azione per una particella materiale libera in definitiva è S uguale meno MC integrale da AB in DS. La sua funzione di Lagrange è la lagrangiana, è L uguale meno MC quadro radice di 1 meno V quadro su C quadro, perché l'alfa è MC, no? Quindi qui c'era già una C davanti, vedete questa C. È potente questo fatto. Abbiamo la lagrangiana. Con la lagrangiana possiamo fare un casino di roba. Però ricordatevi che la lagrangiana è strettamente legata alla metrica. Oreste? Cercare di capire perché tu hai fatto l'integrale adesso. No, non abbiamo eseguito l'integrale, l'abbiamo soltanto indicati, non abbiamo fatti. Hai detto che S dovrebbe essere S grande, l'azione. Cioè l'intervallo temporale è dato da quello lì per il differenziale di S. Questa roba non l'abbiamo trovato. Questo è il DS, questo è il DS. Quindi diciamo dove arriva la relatività quando tramuti il DS in questa scrittura. Pertanto la lagrangiana, non mi capisco, pertanto la lagrangiana è perché? No, è semplice, perché no, perché abbiamo scritto qua, abbiamo detto, guardate che in meccanica l'azione è l'integrale nel tempo della lagrangiana per il differenziale del tempo. Allora qui tutto quello che moltiplica di t è quel coefficiente L, quindi è la lagrangiana. Sì, questo passaggio interessante,
Però questa roba è già online, voi l'avete già vista? No, non avete avuto il tempo di vedere. Ah, okay. Comunque ce l'avete online, quindi potete guardarla quando volete. Se non siete troppo stanchi, guardiamo cos'è l'energia e l'impulso. Lo guardiamo? Allora, una volta che abbiamo stabilito che questa è la lagrangiana di una particella libera, e ci possiamo chiedere, ma l'impulso di una particella libera come si esprime in meccanica relativistica? E l'energia di una particella libera come si esprime? Allora, prima partiamo dall'impulso. Da un punto di vista teorico, nel formalismo lagrangiano, l'impulso è il vettore P, che è la derivata di L rispetto al vettore V. Quindi, siccome noi abbiamo L, basta fare dL rispetto a V e troviamo l'impulso. Separato, l'impulso separato. Da che cosa? Quando dice separato? Qua, come indipendente. Da qui non, no, ma qui non c'entra il DT. Da che cosa? Il DT, cioè è il meccanismo lagrangiano che separa le variabili, in realtà. E separa proprio così, in questa maniera. Separa l'azione dalla legge di una quantità di moto. Sì, questo diciamo in meccanica razionale è tipico, no? Sì, sì, sì. L'impulso fai la derivata della lagrangiana rispetto alla velocità. Allora, se voi pigliate sta roba e ne fate la derivata, vi ricordo questo, che questa derivata qui, allora ve la faccio subito qua. Allora, faccio la derivata totale di questa roba. E allora lui tratta ogni simbolo come se fosse da derivare, no? Ah, se noi sappiamo che C è la velocità della luce e quindi la sua derivata totale come deve essere? Nulla, no? E poi la massa anche. Ecco. Ah no, io ho scritto M maiuscolo. Derivata su V, eh beh, giusto. Non deve neppure derivare su V perché è la velocità relativa ed è costante, quindi anche lei 0. E cosa otteniamo? 0? No, perché ho scritto M. No, non ho messo V. Così otteniamo 0. Ma noi non dobbiamo toccare la V. Dobbiamo derivare rispetto a V. E quindi dobbiamo non dire che questo qui va a zero. Io non so, io non so se è una macchina, ma dt è la derivata totale. Totale. Il differenziale totale. Beh, il differenziale totale e la derivata totale sono la stessa cosa. Non parliamo di una roba che non esiste, e quindi avrà simbologia sicuramente diversa. Derivata e questo è il differenziale. Allora, ricapitoliamo. Il differenziale è la derivata moltiplicato l'incremento. Sei d'accordo? Allora, quando tu hai una funzione che dipende da più variabili, allora devi calcolare le derivate parziali di ognuna e moltiplicare ogni derivata parziale per l'incremento relativo. E quindi questo ti si configura come un prodotto scalare tra il vettore formato dalle derivate parziali e il vettore formato dagli incrementi. Per cui, se tu chiami il vettore formato da derivate parziali gradiente, cioè il nabla, nabla di f, scalare gli incrementi, quella cosa lì si chiama in matematica derivata totale, che è il differenziale. Solo che il differenziale non è la derivata totale quando lo guardi su una sola variabile, ma su tutte, cioè quando hai più variabili, derivata totale, te la scrivo se vuoi. Adesso no, è giusto, perché adesso dobbiamo caratterizzare come derivare la velocità, capito? No, la velocità, che oggetto è? È un oggetto vettoriale. Ma come se vuoi? Non necessariamente. Vabbè. Perché se la costante, ma se fosse anche una costante, è un vettore costante. Quindi cosa c'entra? Ma scusa, allora, per cui quando noi qui abbiamo V quadro, questo V quadro, guardate che cos'è, è quella che si chiama l'intensità della velocità al quadrato, no? Il modulo della velocità. Ma questo è proprio uguale a V, scritto col simbolo di vettore sopra. È vero o no?
che questa cosa è vera. Sì. Ecco, e allora ogni volta formalmente, simbolicamente, potete sostituire al posto di V quadro questa roba qui. E quindi quando state derivando questa, è come se qui ci fosse scritto V vettore scalare V vettore. Quindi il risultato qui verrebbe V vettore. E poi questo DTV sarebbe il DTV del V vettore. Ma a noi quello che interessa è che qui abbiamo fatto la derivata della lagrangiana, no? Vedete, come se avessimo scritto derivata della lagrangiana diviso questo, ma qui ci sta dicendo lui che teoricamente è la derivata della lagrangiana diviso la derivata del vettore. Allora devo prendere la derivata del vettore, questa, metterla come denominatore, e adesso qui ho la scrittura vera di questo simbolo distorto L su D vettore V, e qui il risultato ed è l'impulso. Ok? Siamo d'accordo? No? E oltretutto vedete che quel meno gioca bene, perché la radice va di sotto, mette fuori un 2, mette fuori un 2, però il 2 va via con questo 2 che c'è qua, poi però c'è anche un meno quando fa questa derivata, e questo meno va via con questo meno, quindi mi rimane proprio l'impulso punto punto. E allora l'impulso possiamo chiamare P vettore. P vettore uguale MV vettore diviso la radice di 1 meno V vettore scalare V vettore diviso C quadro, che qui abbiamo scritto V quadro. Ci siete? Vi piace? Ora, se noi abbiamo velocità piccole, vuol dire che V è molto minore di C, oppure possiamo dire C tende all'infinito. Allora, qui se C tende all'infinito questa roba va a 0 e abbiamo MV fratto 1, che è MV. E quindi si ritrova l'espressione razionale P vettor P uguale M vettor V. Quindi l'impulso è massa per velocità, la quantità di movimento. Quando V è uguale a C, l'impulso diventa infinito, perché qui a denominatore viene 0 e quindi va all'infinito. Quindi l'impulso no, No, l'impulso non può diventare infinito. Questo vuol dire che una particella materiale di massa diversa da zero non può arrivare alla velocità della luce, perché se la raggiungesse il suo impulso diventerebbe infinito. Ci siamo? Sì, no, possiamo fare. Cosa vuoi fare? No, cercavo di fare un esperimento con applichiamo questa cosa qua. Cosa? Facciamolo subito. Un fotone, no? Ma allora la massa va a zero. Cercare di fare un non è un corpo a massa. No. Non nulla. Un esperimento con sistema dell'aria. L'equazione fa il limite M che tende a zero e V che tende a C. E questo è il problema di me. Vuoi farlo? No, no, mi sembra che. E perché non ci fa fare il limite? Bisogna vedere qual è il limite che vince. Dovremmo trovare l'impulso del. Dobbiamo esprimere l'impulso. Fra un po' esprimiamo l'impulso in un altro modo. E allora lo possiamo applicare al fotone. Capito? Adesso prima di tutto guardiamo una cosa così. In queste righe, 10 e 11, si chiarisce perché io. Vi dico sempre che non è una forza, che non è una forza, che non è una forza. No? Non è una forza così. Che le forze non sono un concetto che si può portare in relatività. In relatività la forza non può esistere. Sì. E quindi non può esistere l'interazione gravitazionale, non può esistere l'interazione elettromagnetica, l'interazione forte, l'interazione debole. E ogni volta che ne parlano, non stanno parlando in termini relativisti. L'ho detto anche in auto. L'ho detto anche in auto? Se non l'hai detto in auto, l'hai detto sì. Sì, sì. E questa è la prova. Se volete, tanto sono poche righe. La derivata dell'impulso rispetto al tempo. Se è la 11. La 10. No, sto leggendo proprio. La derivata dell'impulso rispetto al tempo è la forza. Perché se volete la forza newtoniana, derivata dell'impulso rispetto al tempo. Okay. No? E quindi stiamo cercando di calcolare dp vettore su dt. Quindi la derivata dell'impulso rispetto al tempo è la forza che agisce sulla particella. Supponiamo, perché qui abbiamo un bivio, quando facciamo questa derivata abbiamo da calcolarci la derivata del vettore V, no? E il vettore V può variare come grandezza scalare, come direzione. Ha questi due modi di variare, no? Ogni vettore può variare o per la sua intensità
o per la sua direzione, ci siete o no? E allora noi possiamo spezzare il problema in questi modi. Quando deriviamo rispetto alla sua intensità, non ci preoccupiamo di modificare la direzione, quindi stiamo sulla stessa direzione. Quando deriviamo rispetto al cambio di direzione, non ci preoccupiamo della grandezza scalare, quindi la parte scalare rimane costante. Ci siete? Per spezzare le due parti. Allora, supponiamo che vari solo la direzione della velocità, quindi se varia solo la direzione, la velocità non varia. Cioè che la forza quindi sia perpendicolare alla velocità. Avevamo già visto, no, che l'accelerazione. Allora, di vettor P fratto di T è uguale M fratto la radice di 1 meno 1 quadro su C quadro. Questa parte qui non è toccata da derivazione perché V non viene modificata dal tempo e dobbiamo derivare soltanto la parte vettoriale ma la direzione. Quindi ci viene questa espressione della forza. La vedete? Bene. Se varia solo la grandezza della velocità, quindi adesso varia la grandezza e non varia la direzione, quindi la forza è collineare alla velocità, cioè alla stessa direzione della velocità. Sia questo, derivata dell'impulso rispetto al tempo, qui dobbiamo derivare anche la V, perché adesso lei varia. Quindi qui la derivata è questa. V modulo, V quadro. Dov'è V modulo? V quadro tu intendi V modulo. No, non c'è V modulo. Intendi V modulo. V da solo è il modulo, non V quadro. Okay. V quadro è questo qui. V quadro qui. È il modulo, ok. Guarda. E quindi m fratto alla radice di 1 meno 1 quadro su c quadro al cubo per la derivata della parte della direzione. Cosa hai fatto? Hai derivato se varia solo la grandezza. Aspetta, no, aspetta, te la volevo fare, te la scrivo qui, guarda. Facciamo la derivata parziale rispetto alla velocità, soltanto di questo oggetto qui, siete d'accordo? Quindi stavolta deriviamo, e stavolta uso la derivata parziale rispetto a V. Vedete che mi viene quella roba lì. Quindi è derivato semplicemente rispetto alla velocità, al modulo della velocità. Sì, eh sì, perché varia solo se varia solo la grandezza della velocità, nei due casi. Scusa, il V è questo fatto dove nasce? Questo? Non fai capire questo V di V da dove viene. Allora, no, guarda in alto, guarda in alto. Aspetta che vado in alto. Eccomi qua. Lo vedi lì? È il vettor V, è lì. Vettor V è qua. Esatto, vettor P su di T e il vettor V su di T. Infatti, per chiarezza, quando varia solo la grandezza, giochiamo soltanto su questa parte qui. Quando varia la direzione, giochiamo su questa senza toccare questa, quindi l'abbiamo visto. Allora, questo qui. Devo andare su? No, perché hai derivato qui e anche là. No, 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 questo è rimasto lo stesso. Vedi che c'è da tutte e due le parti. Che cosa è cambiato? Allora, questa derivata ti dà come risultato una costante, e che se ne frega. No, 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 una costante ti dà. La forza collineare, quindi sì. V è quello che cambia. Ecco. Il modulo, sì. È un modulo. Ecco. Adesso il punto qui era quella trasversa. Allora, ascolta, se facciamo variare la velocità come vettore, lei varia sia in grandezza sia in direzione. Separiamo queste due variazioni. Facciamo variare la velocità o in grandezza o in direzione. È così. E poi scriviamo formalmente, simbolicamente, dv vettore su dt sempre. Anche se poi alla fine va a zero, non ce ne frega niente, capito? In un caso o nell'altro. Scriviamolo. E allora viene fuori queste due equazioni. Se fai il rapporto tra la forza... Due equazioni, questa è l'equazione. Questa equazione e questa. Sono due equazioni, hanno due forme diverse. Sì, ecco. Ma non è che... Ma 11 è una specie di equazione della 10. No, ma no, non sto cercando di dire lui, però sto cercando di capire io proprio questo. Lui dice che da quella di sopra, dove P è uguale con la roba lì per V vettore, se derivi normalmente... Allora, fermi un attimo. Allora, posso dirlo io un attimo? Allora, quando leggete P vettore, avete M vettore fratto la radice. D'accordo? Quindi, deriviamo rispetto al tempo. Chi viene interessato? Non il fattore M fratto la radice, ma soltanto di V vettore fratto T. E quindi questo mi rimane com'è e questo qui lo scrivo. Poi lui lo dovrei esplicitare, ma a me non interessa esplicitarlo. Per quella cos'è? È l'accelerazione.
quella che ho illuminato in blu. È l'accelerazione. Però è l'accelerazione ordinaria, quella lì fenomenologica, va bene? È l'accelerazione. Quindi se io faccio forza diviso accelerazione ottengo quello che dovrei ottenere, la massa. Ci siamo d'accordo? Quando invece varia solo la grandezza e non la direzione, è chiaro che la derivata di questa velocità secondo la direzione mi darebbe zero, no? Ma io la scrivo lì formalmente lo stesso e derivo soltanto la parte legata alla V. E quindi qui mi viene col cubo. Adesso faccio i rapporti tra forza e accelerazione e in un caso mi viene una cosa, nell'altro un'altra. Nei due casi il rapporto tra la forza e l'accelerazione non è lo stesso. Quindi la forza non è un concetto invariante. Ma quando fai il rapporto tra la forza e l'accelerazione non c'è un termine che viene diviso per zero? No, perché questo qui, questa derivata, è una derivata della velocità come un tutto. Però sappiamo che di questa velocità, grandezza vettoriale, varia solo la direzione. È così l'interpretazione fisica. Io non ho trovato niente, se stasera non che ti spieghi. Se mi scendi un attimo ancora, in modo che io... Scendi o salgo? Salgo. Cioè, così? Ancora non è che si vede l'equazione di base, se non si vede nello stesso schema. Lì è detto, tu derivi, di P è l'ho reso più piccolo, va bene così. Ecco perché faccio fatica. Perché? Chi avrei messo di P su di T di qua, sì, e di là avrei messo D di tutto quel cazzo su di T. Ho capito perché non c'è di qua. Certo che va bene quel che dici tu, ma siccome sappiamo nel primo caso che varia solo la grandezza... Ma bisogna arrivarci, bisogna... Sì. Non è evidente così. Vabbè, sappiamo che nel primo caso la grandezza non varia, quindi dove abbiamo espressa la parte scalare la lasciamo. Tanto rimane invariata. Sì. E allora dovremo poi occuparci di fare la derivata del vettore, ma lo lasciamo indicato e siamo a posto. Di n v vettore tratto la radice di 1 meno v modulo su c e di trovo qua, sì. Questo qua su, sì, di t. Questo certo, però in quel differenziale sì, ma quel differenziale lì c'è una parte scalare davanti al vettore v che le porti fuori. Comunque. Ma non la fai, la indichi. Sì, io la logica è di qua c'è da derivare sopra e sotto. Vabbè, ma allora quando la fai ti verrà derivata di V rispetto a T che fa a zero. Certo, l'ho fatta così la cosa, così mi andrà stata derivata qui. Quindi dici in un certo momento derivi solamente rispetto al modulo. E ti rimane tre coglioni. Ma io se vuoi questa cosa che dici tu te la posso far vedere anche esplicitamente qui come calcolo. Allora, il concetto è questo: usiamo la derivata totale e calcoliamola, mi dà tutta questa roba qui, in cui qui questa roba qui dovete leggerla come derivata del vettore, quindi ci metto qui questa cosa. Poi è derivata della massa. No, è un attimo solo, aspetta un attimo. Ecco. Allora, così è fatta tutta. Allora, qui mi implica derivata della massa, quindi questa roba qui chiaramente è zero. Poi, derivata della velocità della luce, questa roba qui è zero. Derivata della velocità, no. Però in questo caso lei è zero. In questo caso lei è zero perché il modulo rimane. Chiaro? E quindi mi rimane soltanto quell'oggetto lì. Chiaro? Nell'altro caso invece facciamo la derivata, ma non metto a zero. Che cosa non metto a zero? Nell'altro caso devi mettere a zero derivata. Questa qui, vedi, se questa qui mi rappresenta solo la velocità rispetto alla direzione, va a zero. Quindi questa se ne va. Questa qui non se ne va più. E questa qui è quella che abbiamo chiamato derivata rispetto a V1. Però la tolgo da qui e la metto a fianco di questa. E questo oggetto qui è quello che posso chiamare derivata rispetto a V. Che lo metto fuori e lo metto qua.
adesso se gli dico calcola, a parte la sua scrittura che mi crea qualche piccolo pasticcio, vedete che mi è venuto proprio quello che mi è venuto di là. Va bene, con questo vai a vedere che... Quindi vedete, allora qui c'è la derivata, fratto di t non l'abbiamo messo, però abbiamo m, perché c'è rimasto questo v? E qui no? Forse qui allora ho sbagliato, ci devo mettere una v? Sai che un'altra è 50. Dove? No, non ho niente visto male, un'altra che c'era un 50 che non si può non sembrare male. Ah, 50, no, perché ce l'ha vivo. Se questa V qui mi crea un po' di problemino. C'è un problema, ma... No, ma comunque non mi crea il problema logico, perché se anche qui ci fosse V, questa V qua, le due cose sono diverse. Quindi se ho sbagliato, poi lo guardo meglio se ho sbagliato, non lo so. Quindi nei due casi il rapporto tra la forza e l'accelerazione non è lo stesso. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Vedi? Non c'è più niente da dire, cioè relatività, forza, è inutile che ne parliamo. Non è più un concetto invariante. No, diciamo solo che non è più un concetto di E vabbè, quindi non lo puoi più usare. Caso 10, caso 11. caso che tu derivi un'accelerazione trasversale o un'accelerazione longitudinale. Sai che, ma questo secondo me è diciamo, tu avevi fatto un passaggio prima, scusa, un passaggio nello scratch. Sì, qui. Vado Io mi su. ero fermato un attimo perché mi sembrava che nel passaggio nelle sostituzioni dei due Dici qua? vettori, da qualche parte nelle sostituzioni dei due vettori mi era sembrato che avevi fatto sparire una V. Adesso che invece ritorna mi viene in Se vuoi dubbio. lo rifaccio calcolare questo. Ma nel momento in cui hai fatto delle No, manipolazioni no, proprio allora vedi che lui mi fa sulla così. rete colla. Se, lui mi fa così, ma io qui ci devo mettere questa velocità a così col vettore. Sì, ma E allora, però, devi no, ma ascolta, calcolare se la metto così col vettore, devo metterla anche qui. È questo che mi hai visto fare, in modo da avere mv vettore, Ma l'hai fatto poi? no? Allora, lui formalmente non me la L'hai fatto fa. adesso, ma prima l'hai fatto. Non lo, sì, ho fatto quello, però se vuoi ti faccio vedere che questa cosa qui la fa, se la faccio così. Invece di scrivere il famoso fattore di contrazione così, ci metto il vettore. È solo che lui mi fa quei pasticci lì. Allora qui, aspetta che prendo il vettore e lo scrivo lì dentro. E questo lo tolgo. Qui anche, e naturalmente questi qui sono uguali, no? Quindi dovrei dire che è 2 e va via questo 2, e quindi abbiamo tutto. Non è chiaro? Solo che mi compare questo punto perché allora, faccio sparire il 2, faccio sparire questo perché è commutativo, e mi rimane in evidenza questo punto che però lo posso mettere fuori. Beh, il problema c'è la matematica, diciamo. E quindi questo finalmente è proprio quello che volevamo. No, perché questo che cos'è? È questa derivata qua, vedi? Ah sì, una V ci deve stare, ma anche prima c'è rimasta. No, prima non c'era. Ripeto, Ci vado perché non ho cancellato. non c'era, per quello che poi tu hai scritto la 11 senza la V e adesso No, hai vedi che accenno. ce l'ha la V. Perché dici che non ce l'ha? È qui. Non so a cosa ti stai riferendo. Fammi vedere la 11. Aspetta che faccio la parte finale. E quindi siamo tornati alla stessa cosa. Faccio vedere la 11. Qui c'è la V, ce l'ho messa io Cioè, adesso. ne sai, prima non c'era, Sì. quindi lì c'è un errore. Sì, la Cioè, tolgo. rifacendolo c'è. C'è, no? Quindi ce la devo C'è, eh mettere. sì. È un errore, sì. Quindi diciamo c'è un doppio problema, che qui è la massa, e invece lì c'è anche la velocità, Un'altra oltretutto. cosa, quindi Sì, ma questo abbastanza... l'argomento è quello che volevi, al quale volevo arrivare. Sì, però questo va messo assieme al ragionamento che la trasformazione delle velocità trasversali rispetto a y e x è diversa dalla trasformazione della velocità longitudinale. Beh, certo, è un bel... E qua, in Questo è qualche questo fatto. modo,
questo è il problema. Vabbè. Quindi già lì nasce. Sì, ma già lì nasce. Non è invariante il concetto di forza. Il concetto di forza in relatività non può stare. Questa differenza qui tra le due forze, tra le due velocità, è da quella differenza che si dimostra la contrazione della massa. E utilizzando questa differenza qua, che Albertino ha dimostrato che la massa è una velocità. No, in realtà succede questo, che a quel tempo non capivano la massa che origine potesse avere. C'era stata un'ipotesi di una teoria fatta anche da Lorentz, che la massa avesse origine elettromagnetica, poi si era capito che la massa poteva essere in parte meccanica e in parte elettromagnetica. E alla fine anche lui, Einstein, legato a queste discussioni, ha fatto vedere che esistevano due tipi di masse, massa longitudinale e massa trasversale, secondo il loro ragionamento, certo. No? E quindi che la massa aumentava con la velocità. Certo, è giusto il ragionamento. Però non è preciso. Perché basta che dici, infatti adesso si tende a non pensare che la massa aumenta, ma si dice la massa a riposo è costante, fine, e l'altra non la chiamiamo più massa, cioè m fratto la radice di 1 meno v quadro su g quadro non viene chiamata la massa relativistica, cioè dovrebbe, è stata chiamata storicamente la massa relativistica, attualmente la tendenza è non chiamarla più massa relativistica, perché la vera massa a riposo è questa, quindi non si scrive più m0, no? Capito? E che cos'è quella che veniva chiamata la massa relativistica? No, è un cambiamento di interpretazione. Io non interpretato. Non è più un invariante, quindi. È invariante solo la massa a riposo. Però è uno svoltimento così. Perché poi fanno raccontano, quindi la massa a riposo del fotone è nulla, no? Appunto, diventa una croc perché dice, quando cavolo, capisce, primo fatto. Secondo fatto, ma vabbè, ma la massa apparente, cioè la massa relativistica del fotone, se fai il calcolo viene fuori che c'è. E allora viene detto, ma no, quello non è la massa del fotone, quello è un calcolo sbagliato, un'applicazione. Lui insiste a lungo che il fotone ha momento, ma non gli viene mai di scrivere che quindi è una massa. Infatti, ma queste sono ambiguità legate alla tanto ma guarda che a me piace molto Feynman, non è che non piace, però ho letto tante volte quel passaggio dei negoziati e facciamo un metro, facciamo un metro e poi dimostrare che facciamo un metro, che sperimentalmente se è un momento più avanti vedrai che qui in quest'ambito momento lo chiamiamo il momento cinetico, cioè il momento angolare, e quello che chiami il momento è l'impulso. Sì, scusi, dopo lo sento questa parola. Vabbè, questo qui è un punto per dove possiamo fermarci. Good. Doppio clicco? Quello? Sì. Era meglio sotto gli altri, c'era meno formule. No, era meglio se? È stata pesante stasera, onestamente. Ho preso appunti. Ragazzo mio. Però guarda che diventa pesante se non interagisci. Però, se interagisci diventa meno pesante. Ma se interagisco ti interrompo troppo. Io ho avuto un'interazione leggera, ma non avrei.